Salve a tutti e benvenuti in questa nuova lezione di storia. Oggi parleremo della Prima Guerra Punica, ma parleremo in special modo del casus belli e del contesto storico in cui succede quindi questo conflitto, cioè in cui avviene questo conflitto e per quale motivo scoppia questa guerra che porterà degli strascichi molto pesanti sia ai cartaginesi che ai romani. Vediamo subito il contesto storico, giusto per capire come muoverci successivamente nella spiegazione e nel capire chiaramente il contesto in cui si muovono i nostri personaggi. Diciamo che grosso modo la prima guerra punica è quella che potrebbe essere definita una guerra di logoramento, tant'è vero che occupa lo spazio di più di 20 anni, che grosso modo scoppia nel 264 avanti Cristo e finisce nel 241 avanti Cristo. Quindi è un periodo storico molto molto lungo che vede chiaramente fronteggiarsi la potenza cartaginese già molto influente e molto forte nel Mediterraneo e la nascente Repubblica Romana che in effetti ha cominciato ad avere il predominio su tutti i territori del centro e del sud Italia. Infatti, quindi, come abbiamo detto poc'anzi, quindi una guerra di logoramento e la cartina che vedete qui in descrizione è una cartina che rappresenta l'Italia allo scoppio della Prima Guerra Punica. Siamo nel 264 avanti Cristo e l'Italia è per la maggior parte sotto il dominio romano. Diciamo che grosso modo i romani si erano ripresi abbastanza bene dallo schiaffo subito dai Galli di Brenno un secolo prima e quindi in effetti si preparavano a diventare i padroni dell'Italia in quel momento e successivamente sarebbero diventati anche i padroni del Mediterraneo. Quindi innanzitutto bisogna dire che in quel periodo la Repubblica Romana era in un momento di massima espansione poiché a nord gli Etruschi erano stati sconfitti e quindi erano stati in un certo senso assoggettati alla potenza politica romana, mentre la minaccia gallica era stata per il momento arginata, mentre a sud era riuscita ad avere la meglio sui greci di Taranto e aveva, diciamo, grosso modo rimosso il potere di questi coloni greci all'interno dei territori sia della Puglia che della Calabria. Rimanevano poche colonie greche soltanto in Sicilia, che era per lo più sotto la dominazione cartaginese, come possiamo vedere anche dalla cartina. Ma vediamo innanzitutto qual era invece il potere cartaginese in Europa e in Africa. Vediamo che le parti in azzurro sono i domini cartaginesi. Ovviamente parliamo del Nord Africa, comprendente i territori dell'attuale Tunisia, Libia, Algeria e Marocco, più alcuni territori della Spagna. E in più avevano la Corsica, la Sardegna e la Sicilia, cioè quasi tutta la Sicilia, perché c'erano ancora alcuni territori in mano ai greci. E quindi in effetti i territori romani all'inizio della prima guerra punica rispetto ai territori cartaginesi erano ben poca cosa, però i romani daranno molto filo da torcere ai cartaginesi, tant'è vero che questa guerra si protrarrà per molti anni e avrà addirittura delle fasi di stallo. Vediamo adesso il casus belli che porta quindi alla guerra e alla sconfitta poi dei cartaginesi. Sappiamo che nel 288 avanti Cristo i Mamertini, che erano mercenari italici, avevano occupato la città di Messina. La città di Messina si trovava in Sicilia, all'epoca si chiamava Messana, quindi viene occupata dai Mamertini e viene di fatto saccheggiata e vengono uccisi tutti gli abitanti maschi della città per fare in modo che non si rivoltassero ai Mamertini. Quindi in effetti è una situazione molto delicata e la momentanea vittoria nel frattempo di Pirro sulla penisola al danno dei Romani nella battaglia di Eraclea aveva fatto nascere nel cuore delle popolazioni italiche, sottomesse a Roma da poco tempo, un desiderio di rivincita e la guarnigione romana di Regium, che sarebbe l'attuale Reggio Calabria, per prevenire qualsiasi tipo di ribellione da parte di queste popolazioni italiche, decise di
distruggere la città e di uccidere quasi tutti gli abitanti maschi della città. Nel frattempo Pirro però viene sconfitto a Benevento, siamo nel 275 a.C., e i romani, ritornati forti, decidono di riprendersi la città e decidono quindi di deportare i superstiti, diciamo, i soldati romani che avevano, che si erano macchiati, che avevano fatto quindi questo genocidio della popolazione di Regium, quindi i soldati che erano rimasti lì a guardia della città furono arrestati e deportati a Roma e condannati a morte perché si erano macchiati chiaramente di un crimine ai danni della popolazione di Regium e ai danni anche di Roma. E quindi, grosso modo, condannando a morte quindi questi soldati ribelli, creano chiaramente un po' di scompiglio. Tant'è vero che in quel momento i mamertini cominciano a spaventarsi, perché in effetti i soldati romani che vengono uccisi, vengono condannati a morte per un crimine che avevano commesso anche i mamertini, quindi in effetti i mamertini si spaventano perché hanno paura di fare la stessa fine. E quindi che cosa fanno i mamertini? Chiedono aiuto ad entrambe le potenze del Mediterraneo, che erano, cioè entrambe le potenze che governavano il Mediterraneo in quel momento e che erano i cartaginesi a sud e i romani in Italia. Però cosa succede? A Roma si crea una spaccatura nel Senato perché si divide in due fazioni. Da un lato c'è la fazione dei mercanti che vuole ovviamente. Vuole avere chiaramente la possibilità di attingere ai territori della Sicilia, quindi al grano siciliano, quindi vorrebbero appoggiare i Mamertini. E poi c'è un altro lato del Senato che invece dice che i Mamertini sono degli assassini e che non vanno aiutati in nessun modo e che darebbero un danno d'immagine a Roma. A un certo punto si decide di dare la parola all'Assemblea Popolare che decide, siccome la maggior parte dei membri dell'Assemblea Popolare sono mercanti, si decide di dare manforte ai mamertini, che a questo punto declinano l'aiuto fornitogli anche da Cartagine e chiedono chiaramente di associarsi ai romani, quindi decidono di ottenere, di ricevere molto volentieri l'aiuto dei romani perché considerano più affidabile. Fu così che scoppiò la prima guerra punica. Era il 264 a.C. e la durata della guerra sarà di 23 anni e finirà soltanto nel 264, 241, 241 a.C.